Buongiorno, buona domenica, cuoricini. Scalogno, olio extravergine d'oliva. Farò un po' rosolare. Ho pulito per benino le nostre quagliette. Le ho anche un po' aperte così cucinano per bene, sempre a fiamma debole. Poi metteremo un po' di vino bianco fermo, ovviamente, un pizzico di sale. E l'altra volta le ho fatte con le carote perché la quaglia è molto dolce e la carota anche. Oggi le faremo con i funghi, ma ci vediamo tra poco. Ciao, ciao da Tiabi. Ecco, bella rosolata e saporita. Mi accingo a mettere dalla parte del dorso, che è più secca. Ciao Auri, è tornata grande regia con paprika, che è più rigida. Questa è la parte più tenera del petto, con l'interiore, no? E allora, ecco qua. E così, questa, vabbè, che abbia l'aperta purtroppo, ma poco male. Ecco, fuoco dolce. Ogni tanto gli diamo una giratina. A dopo. Eccoci, sta sfumando la fase alcolica. Ho rimesso sul dorso le nostre quagliette, così il petto cuoce coi vapori. Lo scalogno, il vino bianco, vedete, ha fatto tipo una cremina con l'olio. Visto, che bello? Tra poco un pochino di sale e poi mettiamo i funghi. Adesso ho alzato un pochettino la fiammella perché deve appunto evaporare la fase alcolica. Ma poi torniamo a fiamma dolce, 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 dolcissima. Questa quaglia qua, vi ho dicevo, guardate come cicciona. Questa carne è molto delicata, quindi va fatta un po' con pazienza, come fare un arrosto che impieghiamo un bel po', vero? Dai, a dopo che metto i funghi. Adesso metto il sale, Ciao! Eccoci, cuoriziosi, ci siamo. Mi spiace che non possiate sentire che buon profumo, veramente. Aspettate che abbasso però un po' di più. Proprio le rigirate ancora. Poi cosa ho fatto? Perché alla mia famiglia piace così, Poi ognuno è libero di fare come crede, come vuole, come è capace. Avevo già precotto ieri gli champignon, vedete l'acquetta che è il loro brodetto che ho lasciato, perché voglio che non si mischino troppi sapori, voglio sentire il fungo e il profumo della quaglietta. Ora vado, Hola! Belli sistemati, più o meno. Ecco, prendiamo gli ultimi piccinini qua. Vedete? Li ho puliti tutti ieri e li ho messi un po' a sfiorire con un pochino d'olio e uno spicchietto d'aglio in camicia, ma questi cuociono poi subito. Ecco, vedete, non sfrigola più, no, adesso basta la fiamma perché i funghetti sono cotti, devono solo insaporirsi, la quaglietta è bella soltanto fuori e morbidosa, quindi ci siamo, a dopo. Mentre cuoce lento, ho preso qualche bacca rosa, giusto perché è selvaggina e dà questo profumo, ma non troppe, fra pochissimo. Copriamo con un coperchio. Ci siamo, cuoricini. A fiamma spenta ho messo il prezzemolo fresco, lo lasciamo un attimo riposare e poi a tavola.